Elemento SCP-173. Classe dell'oggetto Euclid. Procedure speciali di contenimento. L'elemento SCP-173 deve essere contenuto nel container perennemente chiuso. Quando il personale deve entrare nei container di SCP-173, deve farlo in numero non inferiore ai 3 elementi e la porta deve essere rinchiusa immediatamente alle loro spalle. Due persone devono mantenere costantemente un contatto visivo diretto con SCP-173 finché tutto il personale non avrà evacuato e risigillato il container. Descrizione. Spostato al sito 19.1993, la sua origine è ancora sconosciuta. Realizzato in calcestruzzo e cemento armato con tracce di vernice spray marca Krylon, SCP-173 è animato ed estremamente ostile. SCP-173 non può muoversi mentre è sotto contatto visivo diretto. Il contatto visivo con SCP-173 non deve essere interrotto in nessun momento. Al personale selezionato per entrare nei container è ordinato di avvertirsi a vicenda prima di sbattere le palpebre. È rilevato come il soggetto attacchi rompendo le ossa in corrispondenza della base del cranio, il collo o tramite strangolamento. In caso di attacco, il personale è tenuto ad osservare le procedure di contenimento per elementi pericolosi di quarto livello. Il personale riferisce ai suoni simili a pietre raschianti provenienti da dentro il container quando nessuno è presente al suo interno. È considerato normale ed eventuali cambiamenti in questo comportamento devono essere comunicati al supervisore della vigilanza HMCL in servizio. Sostanza marrone rossiccia sul pavimento è un misto di feci e sangue. L'origine di tali elementi è ignota. Il container deve essere ripulito regolarmente ogni 2 settimane. Ok ragazzi, la creepypasta è finita e speriamo vi sia piaciuta. Quindi, questo qui era uno dei tanti mostri che noi abbiamo tirato giù dalla SCP Foundation. La SCP Foundation è una specie di sito, come dire, immaginario. Non esiste ragazzi, perché alcune persone pensano che esista, ma fidatevi, non esiste. E praticamente parlano di tutti questi elementi paranormali, tipo... È questo luogo all'interno del quale sono rinchiuse tutti questi mostri che sono impossibili da spiegare in maniera fisica, ad esempio alieni o mostri come quello che abbiamo appena spiegato. E quindi, se voi non lo sapete, perché non sapete cos'è SCP, i mostri sono divisi in 3 classi: Safe, Euclid e Keter. L'esempio che ho fatto prima di Kritz è che se io gli tiro uno schiaffo e lui non reagisce, è un Safe. Se gli tiro uno schiaffo e lui mi tira un pugno, allora è un Euclid perché può essere parzialmente pericoloso se provocato. Mentre se io non faccio niente e lui mi tira un pugno comunque senza che gli tiro uno schiaffo, è un Keter perché è aggressivo di suo. E speriamo che il video vi sia piaciuto. Lasciate tutti i like, iscrivetevi, commentate soprattutto e diteci cosa volete che facciamo.